percorso STEM che abbraccia la continuità dall'infanzia alla scuola secondaria. Il gioco è la chiave per stimolare la curiosità e l'immaginazione dei bambini. Attraverso attività ludiche e coinvolgenti, i bambini esplorano il mondo che li circonda, facendo esperienza diretta con i concetti STEM in modo giocoso e appassionato. La collaborazione diventa sempre più importante man mano che i bambini crescono e affrontano sfide STEM più complesse. Il fascino della scoperta è come un viaggio avventuroso in un mondo di possibilità infinite. È la sensazione di emozione che li travolge quando riescono a risolvere un problema complesso, a creare qualcosa di nuovo o a comprendere un concetto intricato. Lavorando insieme in team, imparano a condividere idee, risorse e responsabilità, sviluppando abilità di comunicazione e lavoro di squadra che saranno preziose nel mondo reale. La crescita responsabile è un pilastro fondamentale di questo percorso, poiché i bambini imparano a comprendere l'impatto delle loro azioni sull'ambiente e sulla società. Ma il vero fascino della scoperta sta nella realizzazione personale. È quel momento magico in cui una ragazza o un ragazzo si rende conto di essere capace di qualcosa di straordinario. È la gioia che provano quando vedono il frutto del loro lavoro prendere vita, quando si rendono conto del potenziale che hanno di fare la differenza nel mondo attraverso le loro conoscenze e competenze STEM. Questo progetto nasce con l'intento di studiare e sperimentare gli effetti dei terremoti sugli edifici e così abbiamo costruito un plastico attivo della nostra scuola. In definitiva, il fascino della scoperta per ragazze e ragazzi che studiano STEM è la sensazione di essere parte di qualcosa di più grande di loro stessi. È la consapevolezza che ogni nuova scoperta li avvicina alla comprensione del mondo che li circonda e alla realizzazione dei loro sogni. Le scienze ci aiutano per tutta la nostra vita, quotidiana e in quello che potrà essere il nostro futuro, per l'ambiente e per tutte le scoperte che facciamo. Possono aiutarci anche a trovare la nostra strada. Per esempio, chi vuole diventare uno scienziato, già dall'inizio della scuola potrà iniziare a trovare queste nuove discipline molto interessanti, come le trovo anch'io. Studiare le materie scientifiche oppure usare la tecnologia in generale, possiamo farlo tutti, non esiste qualcosa di prettamente femminile o strettamente maschile, perché siamo tutti uguali, abbiamo le stesse competenze e possiamo fare quello che più desideriamo, quello che più ci piace.